Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata del Computer Museo. Oggi, mentre andavo a fare un giro, ho trovato questa bellissima stampante, che avevo già fatto un video in precedenza di queste stampanti, che però purtroppo questa qui è stata, diciamo, abbandonata a se stessa. Infatti adesso cercheremo prima di tutto di provarla. Andiamo quindi a collegarla. Ok, e proviamo ad accenderla prima di tutto, prima di andarla a pulire. Vediamo se va. Ok, devo dire che è funzionante, come vedete si accende, quindi a questo punto è meglio dargli una pulita perché veramente è in uno stato pietoso. Come vedete è piena di polvere, è una roba incredibile. Almeno cercheremo, guardate, si vede addirittura, e guardate quanta cacchio di polvere c'è, si vede la linea addirittura. Andiamo qui dentro, ci sono anche dei fiori, non so che cavolo ci fanno qua dei fiori, però credo che l'inchiostro sia a posto, sì, quindi andiamo a, a pulirla. Ok, a questo punto dobbiamo passare dalla parte, allora pulizia l'abbiamo fatta, adesso dovremo passare alla parte del software riguardante per far funzionare questa stampante. Allora, prima di tutto ho visto che non ha, come vedete, ha le vecchie, aspettate vi tolgo questo cavo, ha le vecchie LPT come entrate. E quindi dovremo usare un computer un po' più vecchio perché i miei portatili oramai non hanno più queste porte. O se no una porta LPT to USB che dovrei avere da qualche parte nell'armadio. Quindi a questo punto passiamo al software. Ok, il cavo l'abbiamo trovato, infatti come ho detto è un LPT to USB. Quindi questo qui si potrà anche collegare su Windows XP. E questo qui invece andrà a collegarsi con la nostra stampante. Quindi passiamo dalla parte software. Ok, a questo punto siamo arrivati praticamente alla parte software. Allora, per la parte software invece dobbiamo andare su pannello e controllo o stampanti e fax. Dopodiché vi uscirà questa cosa e fate aggiungi stampante. Poi qua vi dirà installazione guidata dalla stampante. Voi fate il sì, stampante locale collegata al computer. Adesso lui la ricercherà. Ovviamente se vi esce fuori questa cosa strana, fate finta che non sia mai uscita. E aspettate che qui abbia finito. Invece per queste vecchie stampanti dovete fare in questo modo. Fate avanti, la stampante in rete o stampante collegata, rileva e installa, chiudi. Ok, a questo punto riuscirà a utilizzare la porta seguente. Fate USB 001 Virtual Printer Port for USB. Questo qui vi servirà innanzitutto per installare la vostra stampante. A questo punto facciamo avanti, qua vi uscirà tutta una marea di stampanti, però a noi ci serve più che altro la stampante NEC, quindi dovete andare sotto la parola NEC, eccola qui, e andare al modello più vicino, Printer Reader P2 P20, eccola qui. A questo punto la nostra stampante sarà subito installata, stampare no, avanti, fine. E a questo punto la nostra stampante, che vedete qui che è pronta, sarà pronta all'uso, quindi dobbiamo provare a stampare un foglio di prova. Ok, a questo punto io vi ho detto di non stampare la pagina di prova, ma questo è proprio un esempio. Quindi, proprietà, andiamo a provare la stampa di prova, poi cerchiamo il generale, scusate, stampa pagina di prova. A questo punto la pagina di prova sta per essere inviata. Ok,
A questo punto facciamo ok e ok. Come vedrete, funziona sia graficamente che non. Vi ringrazio tutti per aver visualizzato questo video di questa stampante e ci rivediamo alla prossima puntata del Computer Museo. Ciao ciao!